Marta. E sempre di oggi la notizia che Francesco pregherà sulla tomba di due preti che hanno lasciato il segno nella storia del nostro paese, nella storia del Novecento, Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. E di questo e di altro ancora. Tu sei uno storico, che segno hanno lasciato nella storia non solo della Chiesa ma del paese? Milani e Mazzolari sono due figure di preti, di grandi preti, al loro tempo anticonformisti, potremmo dire. Forse, per usare un'immagine di Papa Francesco, erano preti di una chiesa in uscita, di una chiesa che non aveva paura di essere incidentata, ma che sicuramente invece fuggiva la muffa degli ambienti chiusi. E direi che l'impronta è quella di una chiesa, da una parte, attenta ai poveri, con Mazzolari prima del concilio, ma anche i primi passi di Don Milani sono precedenti al concilio. Dall'altra, una chiesa che prende le distanze dalla violenza e dalla guerra. Mazzolari ha un itinerario significativo perché lui partecipa alla Prima Guerra Mondiale, perde il fratello che muore al fronte e matura una consapevolezza, diciamo, pacifica contro la guerra, contro il militarismo, che è uno dei motivi principali della sua opposizione al fascismo. Marco, che senso ha, si intuisce questa scelta di Francesco di andare in luoghi diversi, regioni diverse, lo stesso giorno a distanza di poche ore per proporci queste due figure? Sì, è molto interessante. Sinceramente non so i motivi, se c'è anche un invito. Vabbè, appunto c'è il 50° della morte di Milani a giugno e non so se c'è qualche ricorrenza legata a Don Mazzolari, ma senza dubbio sono entrambe figure profetiche, in questo senso anticipano un po' anche l'itinerario di Francesco. A me colpiva però questo aspetto legato alla violenza e alla non violenza, perché credo che, siccome prima parlavamo di martiri, io credo che sia in Mazzolari che in Milani, che sono molto diversi tra di loro e che quindi noi li riuniamo in un rosario di figure profetiche in cui mettiamo Bonhoeffer, Don Milani, Mazzolari, magari Don Tonino Bello, poi ognuno c'ha il suo di rosario. E non vorrei che da oggi fino al 20 giugno cominciasse l'effetto Amarcord e l'effetto museo, che immagino né Mazzolari né Milani gradirebbero, cioè sarebbe meglio stare sull'oggi e fare magari come fa Francesco, andare a pregare sulle tombe di, che è un altro tipico segno martiriale, cioè dove nascono gli altari? Sulle tombe dei martiri. Vai a chiedere un'intercessione, a chi? A un santo prete, perché erano preti e lo sono rimasti nonostante tutte. Dico solo che secondo me Milani e anche Mazzolari, in forme molto diverse, hanno incarnato, per tornare alla carne di prima, la possibilità di combattere senza odiare. Sono stati importanti, almeno credo, Don Milani nella tua formazione, perché? Sì, io la mia formazione ho ricevuto dai Salesiani, dalle figlie di Maria Ausiliatrice, e le figure come quelle di Don Milani in particolare ci sono stati presentati e offerti un po' in tutte le salse, come si vuol dire. E io devo molto, soprattutto mi ricordo una delle prime letture che feci, Lettera a una professoressa, che mi ispirò allora di tradurlo anche in armeno e di portarlo anche ai miei familiari e al gruppo dei catechisti che avevo in armeno. Da mettere nel museo, come diceva prima Marco Burini. Io vi ringrazio per essere stato.